Salve a tutti amici, mi ha contattato una signora e mi ha detto che suo figlio sente le voci nella testa e sembra che queste voci riescano a pilotare le sue decisioni, a cambiare il suo stato di umore e addirittura ogni volta che questi comandi massonici o comandi radiocognitivi vengono impartiti da queste tecnologie satellitari nel cervello di questo ragazzo, il ragazzo diventa aggressivo e violento e cerca di spaccare ogni cosa dentro casa. Io ho un brutto presentimento che qualcuno possa pilotare persone innocenti e che queste persone innocenti diventino dei kamikaze, dei manciuriani o delle bombe umane. Ascoltate bene il ragazzo, perché gli bloccavano la memoria temporanea, la capacità di ragionamento e la capacità cognitiva. Ciao, finalmente ci sentiamo tramite Sì. Che Skype. poi ho installato Skype da poco sul telefono, non l'ho mai usato, adesso ho sentito questo suono e non capivo cosa fosse. Sì, infatti. No, io non mi collego su Skype da qualche giorno, ho avuto una marea di chiamate, una marea di messaggi da parte di varie persone che purtroppo che entrano in questo mondo e non riescono a capire da dove provengano queste voci, da dove provengono queste manipolazioni oppure questi purtroppo attacchi e tanti sono spaesati perché non sanno come prendere questa situazione, cioè non riescono ad interagire con le voci. Sì, io sono così con mio figlio, non riesco a capire bene come aiutarlo, la verità, anche perché ha questi sbalzi, come sente le voci si nervosisce, gli viene voglia di spaccare tutto proprio. Ma molte altre persone hanno fatto la stessa cosa. All'inizio ti senti le voci in testa, pensi che sei diventato un pazzo, un malavermente, uno schizofrenico, perché la prima cosa che ti dicono i dottori, ah, potrebbe essere la schizofrenia, potrebbe essere qua, potrebbe essere di là. Però poi noi abbiamo praticamente capito che non è possibile che queste voci interagiscono dall'esterno e molte persone addirittura gli dicono avvenimenti che ancora devono accadere, cioè c'è cioè qualcosa che non quadra, cioè se io sono un pazzo malato di mente devo sentire le voci oppure devo sentire le frasi che entrano e escono dal mio cervello, ma qui si parla addirittura di persone che sentono tipo non andare su quella strada perché c'è un incidente stradale, cioè come lo spieghi a uno psichiatra o a un dottore? Una cosa del genere, cioè o le persone interagiscono attraverso una sorta di tecnologia o che sono ipersensibili ai campi elettromagnetici e quindi si trasforma la loro capacità di interazione con qualcosa che proviene dall'esterno. Molte persone non riescono a dormire durante la notte e praticamente entrano in narcolessia indotta, allucinazioni audiovisive durante il giorno. Non riescono più a rigenerare le frequenze armoniche del sonno, perché magari sono ipersensibili ai campi magnetici, perché sono in stato di interazione, perché rilevano determinati disturbi di frequenza. Addirittura la frequenza dei 50 Hz della corrente elettrica crea una sorta di destabilizzazione delle frequenze fisiologiche, portando la persona a uno stato di quasi di ipnosi, perché non dormendo una notte, due notti, tre notti, quattro notti, cinque notti, ti vivi in uno stato di dormiveglia continua anche durante il giorno e ti rientrano nel cervello determinate frequenze che potrebbero essere ipersensibilità a determinate forme di radiazioni provenienti dall'etero, provenienti dall'esterno, o tanti sono patologie provenienti dall'interno. Ma tuo figlio ha fatto la prova con una cuffia insonorizzata per vedere se i suoni provengono dall'esterno o dall'interno del suo cervello? Cioè una cuffia insonorizzata. Allora, tuo figlio la deve prendere come se lui sta vivendo, oppure come se sta giocando a un gioco a realtà virtuale e che ha la possibilità di interagire con questo sistema, con questo gioco e che può cercare di capire o di studiare come questo gioco interagisce con lui o cercare di interagire con questo gioco senza che lui si arrabbia e attacca oppure cerca di entrare in contatto diretto
attraverso ovviamente la rabbia, l'odio per queste voci, per queste interazioni, deve cercare di convivere per capire se la voce proviene dall'interno del suo cervello o dall'esterno, perché questa è una cosa molto importante. Ok. Non lo so, ci vuoi parlare? Io ce l'ho con me adesso. E fammici parlare. Aspetta. Ah, poi ti volevo dire un'altra cosa. Noi abbiamo creato una radio web. Questa radio web vengono fatte delle registrazioni testimonianza, anche anonime. Mettiamo solamente una regione d'appartenenza. Per quale motivo lo facciamo? Perché se nella tua regione ci potrebbe stare un'altra famiglia con altre persone che magari hanno lo stesso tuo problema, mi potrebbero contattare e noi vi potremmo mettere in contatto tramite mail. Per Roma siamo gruppi di persone che ogni tanto ci uniamo e parliamo di utilizzatori di voci, di interazioni neurali, pure per sfogarci, perché tante volte facciamo delle cene o dei pranzi e la gente parla liberamente di quello che succede. Dice: quando sto con voi posso parlare liberamente, che so che non vengo preso per pazzo, e noi gli diciamo: noi sappiamo che è tutto vero quello che senti, perché lo sentiamo anche noi, interagiamo anche noi con questi sistemi. E allora la gente si sfoga, capito? C'ha un attimo di rilassamento, può parlare, può dire le cose che gli succedono liberamente. Non lo so, se volete io posso far partire la registrazione, ovviamente senza dire nomi di persone, perché col fatto che potremmo essere poi censurati da qualcosa, io faccio tutta la registrazione, pure che dura mezz'ora, io dopo faccio i tagli per farla durare intorno a un quarto d'ora, 20 minuti, e verrà pubblicata come un'altra testimonianza. Dai, ti faccio parlare adesso se vuole con lui, così gli dai qualche consiglio. Va bene. Te lo passo. Ok. Sì. Pronto? Sì, mi senti? Allora, spiegami come hai incominciato a sentire queste frequenze. Quali frequenze, scusi? Queste voci, io le chiamo frequenze perché sono frequenze sonore che entrano all'interno del cervello. Quali voci, scusi? Queste interazioni. Interazioni? Sì. Pronto? Pronto. Mi sente? Mi dica. Spiegami dei tuoi problemi, delle tue... Perché, scusi, cioè, come lo sa delle mie voci? Lei sente anche le voci? È certo. Come le sente anche lei? Da 17 anni sento queste voci. A 17 anni sento queste voci? Certo. Io no. E lei da quanto tempo? E lei da quanto tempo? Boh, guardi. Scusa, si sente un po' strano, guardi. Cioè, chi gli ha detto che sente le voci? Gli ha detto mia madre che sente le voci. Stiamo parlando tramite Skype, perché dobbiamo capire attraverso dei sistemi di testimonianza di centinaia di persone in Italia che stanno testimoniando questa cosa, il fatto di sentire le voci, di avere allucinazioni audiovisive, di avere interazioni attraverso le frequenze elettromagnetiche e tante altre situazioni che accadono in Italia. In Italia ci sono oltre 5.000 persone dichiarate che sentono queste frequenze e queste anomalie, ma noi sappiamo che sono oltre 50.000, di cui parecchie persone non dicono di sentire queste voci, oppure non dicono di avere queste patologie, perché non vogliono dichiarare di avere questo, diciamo, interazione delle frequenze. Scusi, ma... Se mi sta dicendo che sente le voci, che cazzo mi dice? Scusi, che... E allora che cosa mi chiama a fare? Ma io sto chiamando sua mamma. Qui c'è scritto il nome di sua mamma. Ma sono voci che... No, ascolti. Cioè, se sono voci, mi sa, che c'è nella testa, sente anche lei, cosa... Cioè...
Ma bisogna capire. Stiamo scherzando. Allora, bisogna capire che cosa sente lei, non quello che sento io. Se la sente anche lei, sa benissimo che sentiamo, che cosa dicono le voci, cioè Ma questo me lo deve dire lei, quello che dicono queste voci, perché io lo so quello che dicono. Ma ascolti, buona. Amici, avete potuto sentire questo ragazzo e avete potuto capire come gli hanno fatto perdere la credibilità, come lo hanno manipolato attraverso questi sistemi ipnotici, narcolettici, attraverso queste manipolazioni di ragionamento, attraverso la perdita della memoria temporanea. Ecco come questi torturatori manipolatori ci fanno perdere la credibilità, ci fanno diventare una sorta di analfabeti, una sorta di incapaci di intendere e di volere, una sorta di automi narcolettici del sistema deviato. Un saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia. Voglio ricordare la mia email, vittime del controllo neurale, chiocciolagmail.com. Se volete testimoniare sulla mia radio web o se volete testimoniare su tutti i miei canali di YouTube e i miei blog, contattatemi.